E allora cosa facciamo? Ognuno dei nostri soci che ha comprato le patate torna con uno scontrino e per ogni chilo di patate gli restituiamo quella differenza, il 10. E questo è il ristorno nella sua forma più elementare. E quindi la modalità indiretta, che è questa che hanno inventato i nostri pionieri in 200 anni o sono, e prevede quindi di applicare i prezzi correnti di mercato, ovvero nel caso dell'operativa di lavoro di applicare le retribuzioni di mercato, quindi prendo un contratto collettivo di lavoro piuttosto che le tariffe in uso in quella zona per quanto riguarda i lavoratori autonomi e applico esattamente quelle. Quando poi a fine anno faccio il mio bel bilancio, scopro quali sarebbero state le condizioni che avrei praticato se all'inizio dell'anno avessi saputo che le cose andavano così. E quindi restituisco il ristorno, nel caso dell'utenza abbiamo visto quale maggior prezzo pagato per il bene acquistato o ricevuto, nel caso della cooperativa di lavoro quale differenza per il minor salario percepito. Quindi io ho percepito 100 tutti i mesi, ma se avessi saputo che i costi eccetera eccetera erano quelli, avrei potuto dare ai miei soci 110. Quindi restituisco 10 per ogni mese a ciascun socio. Qua i concetti li ho anticipati, e poi comunque gli scritti io le stesse cose che ho detto. Quindi restituzione al socio della retribuzione a lui non erogata dalla cooperativa nell'esercizio, ovvero integrazione della minore retribuzione percepita, esattamente l'opposto nella cooperativa di utenza. In pratica nella cooperativa di utenza anticipo dei soldi che mi vengono restituiti, nella cooperativa di lavoro a meno poi tra virgolette, perché se applico i salari di mercato lavoro le stesse condizioni degli altri lavoratori che non lavorano in cooperativa, però io a fine anno ho diritto ad avere qualcosa in più, ovviamente se la cooperativa va bene. E questo è quello che differenzia la cooperativa dalla società di capitali, perché si confonde, e soprattutto la cosa è veramente disarmante, perché poi gli stessi enti pubblici che dovrebbero essere preposti all'applicazione delle regole confondono l'utile col ristorno. E capite che l'utile è una cosa completamente diversa. E qua ci sono, ho fatto due colonnine per dimostrare la differenza, no? L'utile è tipico della società di capitali, solo della società di... il ristorno è unicamente della società di cooperative. L'utile come viene distribuito in proporzione al capitale. Abbiamo visto prima che il signore che aveva il 51% del capitale avrà diritto al 51% della ripartizione degli utili, quindi fatto 100 l'utile lui avrà 51, 49 se lo dividono gli altri soci. Quindi è dato solo dalla quantità di possesso del capitale, il ristorno invece è dato da cosa? È dato in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Più ho scambio, più ho ristorno. Nel caso di prima, dei nostri pionieri, ovviamente, adesso vi ho fatto esempio le patate, ma le merci, però rimaniamo le patate, più patate acquisto e più ristorno ho. Ma se io ho messo 25 euro di capitale e un altro socio ne ha messi 2.500, però non va a comprare le patate, avrà zero di ristorno, chiaro? Quindi esattamente l'opposto di quello che avviene nella società di capitale. Quantità e qualità. Nella cooperativa di lavoro chiaramente la quantità è data dal quantum di prestazione data, resa alla cooperativa. La qualità è già più difficilmente misurabile, ma lo è difficilmente anche nella cooperativa di consumo, perché mai posso dire ti do più ristorno se compri il caviale e meno se compri le patate, più o meno. La qualità è data generalmente dal tipo di attività, cioè se, che ne so, per esempio, se uno è
capo redattore dà una prestazione qualitativamente superiore al redattore, che la dà qualitativamente superiore al giornalista, perlomeno si presume, visto il livello di inquadramento, qualche grande cosa non va sempre così. Per cui qualità e quantità, perché se lavoro un mese ho contribuito a far raggiungere la cooperativa quei risultati per un mese, se ne lavoro 12 ho contribuito per 12 mesi, quindi il ristorno di chi ha lavorato 12 mesi sarà pari a 12 dodicesimi, chi ha lavorato un mese con 12esimi e via dicendo. Le regole di tutta questa cosa qua le fissa la cooperativa col proprio statuto e col proprio regolamento. Prima di passare a vedere poi la questione fiscale, perché poi quella che interessa di più per capire, oltre al vantaggio in termini monetari, vedete che l'articolo 2545 ci dice che l'atto costitutivo, cioè lo statuto, che è la costituzione per capirci fatte a debite proporzioni della cooperativa alla quale tutti i soci si informano, determina i criteri di ripartizione dei ristorni proporzionalmente a quantità e qualità degli scambi mutualistici. Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni. Perché? Perché è chiaro che se io, tornando all'esempio delle patate, il ristorno lo do ai miei soci, ma se io vendo le patate anche ai non soci, per ogni chilo di patate che vendo alla persona non socia guadagno comunque 10, e se guadagno 10 con il non socio non è che poi quel 10 in più posso ristornarlo ai miei soci. Quindi io, nel momento in cui opero con non soci, ho, come dire, un plusvalore di mercato, e quindi quello non può essere ristornato al socio. Il ristorno deve essere esclusivamente proporzionato alla sua prestazione mutualistica, sia di utenza sia di lavoro. Chi delibera il ristorno? Lo delibera l'assemblea. Lo delibera l'assemblea perché l'assemblea è l'organo titolato ad approvare il bilancio, e nel momento in cui approva il bilancio decide se deliberare un ristorno, quanto deliberarne e come deliberarlo, come distribuirlo, scusate, ovviamente nell'ambito di qualcosa che è già scritto a monte, che è scritto sia nello statuto sia nel regolamento delle prestazioni lavorative dei soci. Quindi non c'è un obbligo oggettivo di distribuire un ristorno, però è lasciato all'assemblea, quindi all'organo sovrano formato da tutti i soci della cooperativa. Tutti i soci della cooperativa si ritrovano quantomeno una volta all'anno, approvano il bilancio relativo all'anno precedente e decidono la parte in più come distribuirla. È ovvio che deve esserci una parte in più, perché se io do 100 di retribuzione e poi il bilancio fa 90, o 10 di perdite, quindi non ho di ristorni da distribuire, ho ristorni da distribuire se il bilancio è 110, allora avrò 10 in più rispetto alle retribuzioni da ristornare. Non bisogna, ripeto, confonderlo con l'utile che ho fatto vedere prima, ma soprattutto questo ristorno, che ha una valenza particolare, come viene ristornato un socio lavoratore, va nel costo del lavoro, quindi non c'entra nulla con l'utile. Poi ci torniamo nella parte fiscale. Adesso introduciamo la questione del socio lavoratore, perché con la legge 142 fino al 2001, diciamo, non si era mai posto il problema del legislatore di come qualificarlo il socio lavoratore. Se ne era posto più la dottrina e anche la giurisprudenza, ma non c'era un vero e proprio definizione. Il socio era un tutt'uno, era socio e lavoratore contemporaneamente, imprenditore di se stesso, non era né lavoratore autonomo né lavoratore dipendente, era una sorta di tertium genus, no? Dove però alcuni istituti
erano già applicati alcuni siti tipici del lavoro dipendente, quindi a prescindere dalla modalità della prestazione, al solito si applicava tutta la disciplina previdenziale, ad esempio, relativa al lavoro dipendente. Con la legge 142 è stato fatto un salto di qualità, diciamo, o un'involuzione, secondo da che parte la si vuole vedere, dove il legislatore ha fatto propria una teoria che era di Marco Biagi, un professore assassinato da quelle mie. C'è la teoria dualistica, per cui in capo allo stesso soggetto si sviluppano due tipi di rapporti. Da una parte il socio instaura con la cooperativa un rapporto di tipo societario. Il rapporto di tipo societario conferisce al socio tutte le prerogative societarie. Abbiamo visto prima, il socio vota nell'assemblea l'approvazione del bilancio, quindi partecipa a tutte le assemblee, elegge l'organo esecutivo della cooperativa, che è il consiglio di amministrazione, il quale consiglio di amministrazione a sua volta composto, salvo le eccezioni, da soci, per cui il socio comunque forma la prima istanza di base, che è l'assemblea. In secondo luogo può essere soggetto anche passivo, quindi essere eletto nel consiglio di amministrazione. Questo socio, che ha tutte queste prerogative, instaura con la cooperativa con un altro rapporto che si chiama rapporto ulteriore. Perché ulteriore? Perché è ulteriore rispetto a quello societario. È ulteriore, ma non è distinto. Quali sono le modalità di instaurazione di questo rapporto? Le modalità, la legge 142 ci dice sostanzialmente che il socio instaura con la cooperativa un rapporto di lavoro nelle forme previste dall'ordinamento vigente, in quanto compatibile con la sua figura di socio. Per cui noi ne conosciamo due sostanzialmente di forme di lavoro, una è il lavoro dipendente e l'altra è il lavoro autonomo. Poi il lavoro dipendente si è estrinseca in tutte le sue forme, dal part time al lavoro a termine, eccetera eccetera. Il lavoro autonomo a sua volta è quello degli artigiani, piuttosto che dei commercianti, piuttosto che il co-co-co, piuttosto che il lavoratore autonomo con partita IVA, cultura eccetera, ma due sono le grandi categorie. Quindi il nostro socio, nel momento in cui costituisce la cooperativa o entra a far parte della compagnia sociale, instaura questo ulteriore rapporto. Se è di lavoro autonomo, seguirà una delle categorie di lavoro autonomo. Se è di lavoro dipendente, seguirà una delle categorie del lavoro dipendente. Ovviamente, compatibilmente con lo status di socio. Per esempio, alle cooperative non trova applicazione il famoso articolo 18 in caso di licenziamento. Perché? Perché sostanzialmente è socio. Quindi il rapporto di lavoro viene meno, se viene meno quello societario. Diciamo che c'è un rapporto di sudditanza, per cui il rapporto di lavoro è sottostante quello societario, viene meno quello societario, viene meno quello lavorativo e non viceversa. Per cui se si applicasse l'articolo 18 si tratterebbe in questo caso di ripristinare un rapporto che non è semplicemente di lavoro, ma che è un rapporto societario. Per cui se ad esempio la cooperativa inserisce nello statuto una clausola perfettamente valida che il socio che non partecipi all'assemblea per un certo numero di volte senza giustificazione può essere escluso, è chiaro che quel socio viene escluso e viene meno il rapporto di lavoro, quindi lui dal punto di vista lavorativo può essere il miglior lavoratore del mondo, ma siccome pecca dal punto di vista societario, è chiaro che l'esclusione, facendo venire meno il rapporto di lavoro, se mi si applicasse l'articolo 18 mi si ripresenta la stessa situazione, per cui mi hanno reintegrato un socio che non partecipa alla vita sociale, io cosa me ne faccio? Quindi alcune prerogative non trovano applicazione perché non sono compatibili con lo status di socio, ma diciamo che la stragrande maggioranza delle regole trova applicazione ai rapporti di lavoro dei soci. La 142 prevede che le cooperative di lavoro, siano esse di lavoratori autonomi, di lavoratori subordinati o miste, debbano adottare obbligatoriamente un regolamento, che è il regolamento, in cui sono contenuti alcuni punti già indicati dalla legge. Per esempio, un punto fondamentale è cosa succede in caso di crisi.
cioè i soci possono ridurre lo stipendio, quello deve essere indicato nel regolamento.